Ciao ragazzi, oggi farò la seconda parte del Wiri tutorial con dei nuovi accorgimenti per riuscire a iniziare a impennare meglio seguendo i miei consigli. Allora, oggi in particolare vi spiegherò l'altezza di equilibrio, il punto di frenata quando deve essere, userò anche diverse visuali e come riuscire a cambiare marcia in modo giusto. Come altezza di equilibrio intendiamo l'altezza alla quale noi siamo su senza usare freno oppure usandolo solo quando è necessario. Ora vi faccio vedere on board com'è e poi vi farò vedere da un'altra visuale a lato come io sto a quell'altezza. Allora, io a queste altezze non ho usato il freno. Solo alla fine mi stavo un po' per ribaltare perché ero un po' troppo indietro, ho lasciato il gas ed è tornata giù. Avete visto che in questo caso il freno non mi è servito e quindi per l'inizio, se non si è ancora abituati a queste altezze, sono quelle dove non si cade. Ora, con una visuale sul lato, vi farò vedere qual è l'altezza d'equilibrio che io tengo quando sono così. Allora, a queste altezze noi dovremmo riuscire a cambiare marcia e dovremmo imparare a cambiare marcia. Siccome noi riusciremo solo ad avere una costanza sull'impennata anche in una marcia qualunque, tipo io continuo a impennare solo in terza, solamente quando riusciremo ad usare adeguatamente il freno. Quindi a queste altezze noi dobbiamo riuscire a cambiare marcia, quindi dovete essere rapidi con la frizione e con subito cambiare marcia, quindi appena schiacciate la frizione cambiate marcia, lasciate la frizione. Io ho imparato con la frizione, però si può imparare anche senza frizione a cambiare marcia. All'inizio è importante riuscire ad avere controllo anche su altezze dove non c'è rischio di ribaltarsi. Quindi ora vi faccio vedere quello che intendo facendovi una prova pratica e poi faccio anche una visuale a lato per farvi vedere quando bisogna usare il freno. Praticamente l'esercizio che dovrete svolgere sarà questo: impennare così e io in quell'attimo ho usato due volte il freno e dovete allenarvi così, dove sono altezze che non si cade, per un po' di volte. Quindi su e usare il freno. Poi dopo, quando avrete preso dimestichezza col freno, andate sempre pian piano più su e frenate sempre quando siete più indietro. Pian piano vedrete che riuscirete ad avere un controllo maggiore e continuate sempre ad andare più indietro e usare il freno. Andare più indietro, usare il freno, andare più indietro, usare il freno e tranquilli che se usate il freno non vi ribaltate. Lasciate un like, iscrivetevi, se volete qualcosa in particolare per il prossimo video chiedete pure. Noi ci vediamo come sempre ogni martedì alle 13:30. Ciao ciao!